così. Oh, buonasera. Eccoci, eccoci. Ciao Lele. Buonasera, buonasera, buonasera. E ciao anche a tutti voi. Allora, noi siamo qui in base e è il caso che cominciamo a pensare. Allora, montiamo questa. Montiamo il freezer. No, aspetta, che intanto okay, mi sì, devo. Sì, faccio io. Raccolgo da terra uno di questi e poi lo installo. Così, adesso che abbiamo montato il freezer e si è acceso, tutta la roba da mangiare la mettiamo qui dentro e direi di muoverci a Buldro, visto che abbiamo fatto in questi giorni. Loro hanno visto un riassunto, hanno appena finito di vedere un riassunto delle... delle puntate precedenti. Sì, sì, perché ho fatto una puntata collage. E quindi hanno visto questo. Quindi allora, scarichiamo? Sì, scarichiamo, cioè... tutto, mettiamo tutto nel congelatore e io adesso volevo prendere una carriola, qualcosa, perché sennò vabbè, se no andiamo a mano. Sì, mi sa di sì. Qua forse. Ecco, viene andando a mano. Vabbè. Vediamo dentro come siamo messi. Mi ricordo neanche più i tasti. Allora, io direi di cominciare a muoverci con il mezzo blindato, la base blindata, questa qui che c'ha il rostro davanti. E poi di muoverci con l'altra, tutte e due quelle blindate, così facciamo un po' di prima pulizia con quello che troviamo davanti. Va bene, io devo mollare un botto di roba, c'ho qua... Sì? Lo zaino pieno. Allora... Devo mettere dentro qua. Ok, io sto mettendo roba in freezer. Allora, tutto il cibo in freezer. Allora, il lievito lo possiamo mettere qui accanto. Silenziatore lo metto su, fucile a doppia canna lo metto su, allora appena svuoto il frigorifero, il freezer di là, lo porto su anche quel frigorino lì, così almeno abbiamo... Ah, ok, va bene. Due freezer, uno lo mettiamo subito in base, quella nuova, e mettiamo un generatore e lo accendiamo subito, e così possiamo cominciare a metterci la roba dentro congelata. C'era un frigorifero, se non mi ricordo male. No, dov'era il frigorifero? Qui? Sto facendo una partita in solitario che loro vedranno tra un po'. Ma tu vedessi quanto sto faticando per trovare un marsupio. Ma sì, ma come quello che ho fatto io, in cui mi sono messo fumatore e non ho trovato un accendino, ma neanche a pagarlo oro. Cioè,
non c'era verso, non esisteva gli accendini in quella sessione lì. Non lo so, sono sopravvissuto 26 giorni, non ho trovato un accendino, ma poi andavo in giro, non è che, cioè, quello allora facevo. Guarda, ti dico, io ho messo anch'io il fumatore, e c'è una mod che ti permette di accendere con i fornelli. Sì, tipo la Common Sense. Oppure anche sia con i fornelli che con, sì, con l'accendisigari in macchina. Minchia. Tanta roba, tanto comodo. Sì. Veramente la macchina deve avere la batteria. Certo, però vuoi non trovare una macchina anche distrutta ma con la batteria funzionante? Cioè, nel senso, le probabilità sono alte. Allora, qui prendi tutto. Ecco qui. Prendi tutto. Dovremmo trovare un frigoriferino piccolo, non so dove. Sai dove dovrebbe essere il frigorifero? Nel laboratorio questo qui davanti, dentro un mobiletto. Mi controlli per piacere? Questo verde. Dovrebbe esserci un frigorifero in un mobiletto, me lo porti in cucina per piacere. Provo a vedere. Dentro nelle casse? Sì. Allora, congelato. Ok. Mini frigo. Sì, perfetto. Mini frigo. Sì, è più che sufficiente per. Poi puoi accendere la base mobile, perché sennò rimaniamo senza batteria. A parte il fatto che dovrebbe essere piena la batteria, ma insomma, evitiamo rischi. Siamo quasi pronti per partire, manca pochino. Lo metti qua a terra accanto alla televisione. Okay. Scarica? Posiziona con il mobiletto a sinistra. Ah, con questo, ok. Posiziona. Come si cambia? R, no. Tieni premuto e giri il mouse. No, come si cambia l'oggetto? Perché mi ha preso la. Cazzo, me lo devo ricordare, me lo devo segnare. La prossima volta che becchiamo Fabio. Guarda così. Mini frigo. Crea frigo portatile. No. Crea congelatore portatile. Posizione oggetto. Ok. R. No, R. Ah, R che cambia. Ok, aspetta. Ciro, mi aiuti a portare la roba dal tuo frigorifero, per piacere?
Certo. Così almeno facciamo prima. Sì, ma non è roba da frigo. Vabbè, È in frigo, ma non è roba da quando arrivi frigo. in La cucina prendo. fai posiziona Sì. nella e tanto buttano dentro automaticamente. Allora, questa mi sembra che Questa sì, è da l'abbiamo. Sì, frigo. fammi scrivere già che siamo qui sul quadernino. Non mi ricordo se ho scritto l'ultima volta. Tutto, sembra di sì, eh. Sì, di sì. Exit. Ok, accendiamo anche questa. Questo è un congelatore e ci mettiamo. Oh, il congelatore è pieno però. Un Quell'altro. altro, sì, forse sì. Non ci sto uguale. No. 5 anguri non ci stanno. Metti in frigo. Che vuoi fare? Di qua. Eh sì, per forza. Caldo estremo domani, bollino rosso in 20.000 città. Mannaggia. Mannaggia Lucaldo. Allora. Ok, questo mezzo. Dietro ci sono tutte le armi, quindi questo lo. Lo mettiamo. Quest'altra. Generatore l'abbiamo trovato. Qui. Sei già uscito? No, no, sto attaccando fuori l'altro carrellino. E arrivo. Ok. Questo generatore qua lo spengo. Sì, puoi spegnere. Vabbè, non me lo fa fare. Da dietro, devi fare con la V. Devi Ah, andare dietro e fai con la V. ci hai ragione. Qua c'è giù un'armatura per una porta. Aspetta che la spostiamo. La mettiamo dentro da qualche parte. Sì, tanto abbiamo un sacco di questi. Un sacco di questi carrelli da portare indietro ora. Ora Lele, io se tu hai per caso, vabbè, Okay. tipo un pacchetto di patatine, riesci a portarmelo? Ah, Perché io ho anche dell'ananas in scatola, delle carote in scatola. Se
Pezzo di patatino e devo vedere dove trovarlo. Vabbè, ora vedo. Me lo prendo da qua. Vediamo. Oh, ma lì non riesco a attaccare patatine. Non riesco ad attaccare in mezzo. Ecco. Ok, io qui sono pronto con. Perfetto. Però se vogliamo andare, ti aspetto qui. Sì. Perché l'acqua ce l'abbiamo, l'altro ce l'abbiamo qui. Qui dietro. Andiamo. Aio. Ale. Signori, andiamo a prendere possesso di quella che sarà la nostra base di Muldro che avete visto ieri. Quando abbiamo fatto ieri, insomma, nell'altra puntata, quando abbiamo nel riassunto fatto il sopralluogo. Ok. Sono sempre a 45. Non sto arrivando. Cominciano ad arrivare gli zombie, quindi devo essere in zona quasi. Vai. Pa-pa-pa-ra-pa. 45, però tu dai più piano? No, così 45. No, va più veloce perché è più leggero. Ok. Metto 40. Ok, ok. Sì, a parte che poi devi accelerare a mano perché ogni volta che... vabbè. Però non li ammazza. No, è quello che mi... Ma secondo me è perché abbiamo il carico dietro, sai? Perché? Perché abbiamo? Il carico dietro. Ah, boh. Sinceramente, non... Mi aspettavo che un macchinone del genere con un rostro davanti con me, cioè, ti viene addosso, non è che... Guarda lì qua. Qua è da fare avanti e indietro però. Allora.
Comunque sono tanti ragazzi qua, eh. Porca, porca. Mamma mia, quanti ne stanno uscendo da sotto. Strike. Mamma mia. Marò anche qua. Pom pom pom. Ce n'è un bel po', sì. Qui sarà divertente, sai. Sto facendo un po' di slalom perché tanto. Senti, dovremmo trovare anche una macchina da prendere accanto alla base. Tu dovresti essere quasi arrivato alla base, giusto? Boh, sì. Pare. Mamma mia. Dovrebbe esserci quasi. Macello Ok. anche qua. La base è qua da queste parti, Sì, no? c'è. Cioè, Boh, dove siamo adesso quando tutti? arrivo. Sì, dove sei arrivato tu adesso. È quel pazzo con i murales, la base. Non hai idea di quanta gente c'è attorno. Sì. Adesso l'hai vista. Ok. Wow. Porca cacchio. Allora qua, signori, dobbiamo cominciare a fare un po' di pulizia. Spengo la base mobile. Sì. Scusate. Allora, dobbiamo fare un po' di pulizia. Ah, questi sono pure in fiamme. Allora no, teniamoli lontani che. Perché vengono E sì che in un'altra occasione l'avrei benedette ste fiamme io, eh. Oi.
Stavo pensando che forse è meglio lasciarla accesa la base. Che c'è poca batteria. La batteria com'era, verde quando sei arrivato? Sì. Allora a posto. Allora a posto. Se devo attaccarla... No, no. Cioè, se devo accendere, non l'accendo, eh. Ora cerco... Vediamo, provo a riaccendere, macchina... faccio un controllo. No, no, verde, verde, tutto verde. È che accesa richiama. Sì. Attira la gente. Allora, con il common sense vediamo un po' se riesci a aprire la macchina bianca tu. Non ho niente. Con il piede di porco? L'ho lasciato. Capo, allora. Mazza. Accendino, lo prendiamo. Questa rossa. Non c'è benzina. Allora. Vediamo se qua c'è il... Pulisci questo questi due davanti vicino al furgone nero, per piacere? In che senso mi pulisci? Sì, arrivo questo... subito, eh. Stavo cercando il piede di porco, eccolo qua. No, ho risolto, ho risolto. Serve ancora la macchina o no? No, no, ho fatto un furgonaccio di quelli. Okay. Però mi devi coprire perché c'ho un paio di zombie. Sì, sì, certo. Vai. Andiamo a prendere certi mezzi. C'è il fucile per caso? Sì. Hai i proiettili nel fucile? Spero. No, non so dove ho il fucile, aspetta. No, l'ho lasciato giù. Aspetta che... No, fucile, fucile a pompa, c'è. E ce l'hai i proiettili? Fucile 1, vediamo subito. No. Allora guarda, forse abbiamo qualcosa qui dietro, questo bianco. Vedi un po'. Qui dietro nel carrello cartucce per munizioni 38 special munizioni, scatola munizioni per fucile. No, abbiamo di tutto. 38 special 223 308 44 magnum e scatola munizioni 9 mm. Niente, dai, niente da fare, dobbiamo trovarle sotto. Porca pazza.
Bisogna fare attenzione perché. Ma alcuni li faccio proprio male, cioè proprio li prendo proprio. Ma non hai il rostro davanti, eh? Sì, c'è il rostrino. Non Vabbè. quello del coso, però c'è. Cioè, forse è il massimo che potevo fare anche qua. Sì, però non è forte come quello, quindi fai Chiaro, attenzione. certo. No, no, cioè, infatti non è che li Ok. punti. Però se sei lanciato, cioè, fai conto che quel Oh, coso qua va a la 120. miseria. 100, no, 120 no, ma 100, 100, 110 tutti. Mi sa che mi sono fatto male. Che ho Arca. fatto un frontale con un albero. Per scansarli ho preso. Non si è girato. Che poi è difficile da guidare quando è carico, eh. Non Sì. gira. Non gira. Qua ce n'è un macello. Mamma mia. Come passo da qua io? Come passo da qua? Comunque dove vai vai c'è un bordello, non Mamma mia. Sono rimasto intrappolato in una. Nel primo. Nella prima mega orda e. Mamma mia. Qui sarà delirio, sarà qua. Oh, se non muoio qua non muoio mai più io, eh. Cioè. E sì che ho rischiato. Ma qua la gente che c'è, minchia. Allora, io ancora non vedo la. Ancora non vedo la base. Io ci sono, però bordello. Allora, guarda. Burde. Allora, se nel frattempo riesci a mettere un po' di benzina nella macchina rossa. Accanto. Porca miseria, palo. Sì, ci si prova. Io ho fatto Si fa palo. quel che si può. Aspetta che devo. Scusi, chi ha fatto palo? Chi ha fatto palo? Allora, ammazziamo codesti. Tanque di benzina vuota, qua invece c'è tanque di benzina piena, prendi. Quella specie di Alfa 75. Aggiungi. Sì. Sto facendo il pieno. Pieno, boh. Ma Sì, va dentro la bene. tanica. Sì, va bene, la tanica. Ma arriva gente. Sto arrivando anch'io, Sì, intanto mi sono spostato. Ok. E armato. eh. Madonna, quanto stavi avanti. Ok.
arrivo, eh. Sì. Trovato un'altra, sto cercando un'altra macchina per poter dopo tornare Arriva un po' indietro. di gente, Sì. eh. Vabbè, dai, piano piano. Allora. Ok. Allora, preso quest'altro furgone, metti un po' di benzina al furgone qua. Rifornisci dall'autocisterna, direi di sì. Sì. Ma ne metti un po', tipo mi arriva a metà. Sì, questa qua la possiamo spegnere. Mamma mia, la lancia col cacciavite. Wilfred, levati. Ok, fatto. Come Con vogliamo. quale dobbiamo andare? Senti, io direi di andare con questa. No, andiamo con questa rossa. Allora, Devo far benzina anche questo? quanto c'ha di benzina? Un quarto, quanto c'ha? Non lo vedo. Allora, io ti metto le Quanto cartucce del c'ha? fucile qua dentro. Quanto c'ha? Sì, ce l'ha per arrivare. Ok. Io però ho estremamente fame. Allora, ti ho messo le cartucce del fucile Inserisci dentro. cartucce per fucile, non me le fa inserire. No, però adesso ce l'ho addosso, eh. Allora perché è pieno, scusami. Dai, per forza di cose, su. Abbassiamo il Allora. finestrino. Veramente. Io devo mettermi. Vado nell'orda quella grossa, eh. Signori, adesso Occhio. vedete l'L che si diverte. Allora, aspetta che mi qui. Allora. Direi, aspetta, vabbè, qui ce la facciamo passare, guarda. Dall'altra parte. Infatti.
Vedi un po'. Ricarica. Vai che ricarico. Vai. Ci vuole un po'. Ok, ci sono, ci sono, ci sono. Aspetta. Non le buttare, aspetta che mi avvicino. Ma me li dava verdi. Che guarda, che guarda questi, che belli. Ricarico. Devo ricaricare. Sono troppi pochi i 6 colpi. Io volevo in mitra. Aspetta che qui è. Scarica un'altra volta, ricarica. Ok, riscarico un'altra volta. Apri. Inserisci. Adesso ho preso la tua di scatola. Non se devo caricare. Arriva la gente. Aspetta, aspetta, fermo. Ti faccio fare la foto. Vai. Sì, buona, dai. Vai, ora andiamo a casa. Andiamo, andiamo. Non abbiamo fatto chissà cosa, però insomma. Ah sì, è passato il tempo, dai. Così per ammazzare il tempo, comunque. Per ammazzare. Che fai? Ammazzo. In tempo. Mamma mia. Minchia, sei un vero alfista. Oh.
Delle informazioni? Per andare dove devo andare? Dove devo andare? Ricarico. Ok. Oh no. Così, a passare. Hai visto? Piano piano miglioro. Pull. Pull. Aspetta che... Sì, no. Sì. No, devo ricaricare. Porca miseria, ho perso il conto. Devi contare fino a 6, non è che... Peccato. No, certo, però... Aspetta. Ah, ricarica. Non c'è il tasto rapido, ricarica, eh? Forse è R. Ah, guarda che bella foto puoi fare qua. Ecco. Mi manca la crisi. Boom. Secondo me non hai foto di Silvia, foto con Silvia così belle tu. con di questi primi piani. Va, guarda che bello, tutti i parenti. Sono tutti i parenti di giù, guarda. Ma niente. Ricarico. Con R non te lo fa la ricarica? Non ho provato, sinceramente. Con E, secondo me, ricarica, no? Non so, io farei con R di ricarica. No. Era una battuta alla GTA. Secondo me ci sta, ricordiamocelo la prossima volta, ecco. Oh. Quando becchiamo Vegan, se riusciamo a beccarlo impanicato, sì. Così, e diciamo che devo ricaricare. Sì, sta ricaricando con R. Diciamo che è con E che si tutti fermi in modo che scende dalla macchina. Sì. Senti, così qua spara dall'elicottero con la E. Quello era il collegamento, hai capito? Il triangolo per sparare dall'elicottero, no? Sì, perché ti devi affacciare dalla finestrina. Quello era lì. Ci leccato male. Va qui in Ammerino? Sì, l'avevamo segnato l'Ammerino, quindi sono di cognizione. Aspetta, qui c'è la foto con i parenti. Sono distanti. Vado a 5, così tipo il carro di Viareggio, il carnevale. Prendi
scatola, apri scatola. Ricarica. Dai, mi sto perdendo tutta la parata. Vedi che appunto stanno arrivando quelli orgoglio zombie qua. Lo zombie pride. Zed Pride. Bello. Colpo indispensabile, non bello. Dovresti anche aumentare la mira, te, mi sa. Mi ha voglia. Oh, i parenti davanti, guarda. Ricarica, ricarica. Vai. Ok. Ricarica. Non ricarica più. Che cazzo è successo? Ho già finito un'altra scatola. La miseriaccia. Però aspetta, adesso basta sparare perché siamo vicini alla base Infatti, ok. e tira su il finestrino. Cioè. E questi ci rifacciamo a mano. Però che belli sono, Fammi guarda. fumare. Il fatto che potevamo metterci qua come base, che bastava chiudere questi due pezzettini. Vabbè. Io ho tutte queste manie di grandezza. Col bikini, voglio divertirti tu. Allora, qua non c'è nessuno. Qua su non c'è nessuno. Devo andare a vedere dentro il palazzo. C'è gente. Sì. So perché hanno spaccato pure le porte, quindi. Ok, scusate, mi era saltata la registrazione. Non qua dentro. Cazzo Sono su, è? Sopra? sono su. No, Sì, sotto. sono ancora. Allora, qui non c'è No. nessuno. Qua sopra mettiamo il generatore. Poi
qua dobbiamo tutto fare il piano. Qua dobbiamo fare tutto il piano. Che non c'è. Sarà qua. Ma caspita è qua. Continuo a sentir picchiare. Ah, qua. Dentro qua c'è uno stanzino. No. Ah, il No? bagno qua. Sì. L'hai trovato? Oh, Sì. ok. Grande. Ok, allora qui va costruita una porta, subito. Cosa ci serve? Mi serve un cardine e un po' di legno. No, forse il legno no. Solo un cardine, perché magari qui. Ok, Ah le sì, pomelli e cardine. asse. Sì, allora l'asse l'ho trovata io. Dovrei avere un asse, quattro assi. Sì, le assi ce le ho. Manca solo un cardine. Ok. E tu devi saldare le finestre con la fiamma ossidrica. Non so se ho abbastanza. Allora, Qua ci sono i pomelli. Cos'è che ti serviva? ho messo solo, Pomello? no, un cardine, un cardine. No, cardino non l'ho mica visto. Allora, forse l'ho trovato io, cardine l'ho preso, vai, a posto. Scatola di chiodi, mi serve. Ce l'ho piena, porca miseria. Dov'è un'altra torcia? Un'altra. Qua forse. Ma qui c'è una cosa di propano, una Quella bombola. mi serve. Sì, è qui. Arrivo. Qui dove? Ci sono un sacco di. Eccolo qua, scatola di chiodi. Dentro accanto all'ingresso dei garage. Qui, in queste casse qua. Qui dove sono io. Eccolo qua, grande. Ok. E poi ci sono un sacco di anche di. Vabbè, la metto in terra che almeno la vedo, poi non mi ci sta addosso adesso. Facciamo ricarica torcia. Ok, la porta l'ho fatta. Poi. Io mica c'ho il. L'asse ce l'ho. Lamiere qui ce ne sono 6. Sì, ne ho prese, no, ne ho prese di piccole e di grosse. Non so quale mi usi, però vedi, io già chiuso. Io vado fuori a prendere una. Aspetta a chiudere questa porta del. Perché tanto questa qui dopo, una volta che abbiamo blindato tutto, non abbiamo problemi. Sì, no, io intanto sto chiudendo le finestre Sì, per ora. no, tanto basta quella. Qua c'è una porta aperta però. Non Sì, era ho dove sono capito. uscito. Vabbè, sono uscito io. Ah, No, no, da per il sotto. bagno. Manca proprio. No, 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 sotto zio. Da sud. Ovest. Manca proprio la porta. Sì. Che va verso l'esterno? Provo a vedere se me la fa fare in metallo, ma. Allora, Costruisci io la porta verso porta, no. l'esterno. Qua, se vieni sotto lo vedi. Se vieni. Dove sei te? Qui. Ok, giù, via, via. Qua. No, quella è la porta. Ah, sì, è vero. Questo è aperto. Ok, un attimo che vado a mettere il generatore su e accenderemo le luci. Sì, almeno. Allora, qua le finestre sono fatte.
io posso fare solo le finestre. Le porte. Forse posso barricarla una volta. Lascia. Sì, se vuoi ti barrico le porte. No, le porte non me le barricare. Perché. Neanche qua che ce n'è due? No, perché una... tanto chiudiamo tutto. Oh, ok, va bene. Sto aggiungendo il carburante. Teoricamente allora le cose sono fatte. Le finestre sono fatte. Che ora faccio anche l'altra porta. Devo trovare un cardine. Qui. Allora vado a provare a vedere se. Perché di qua avevo trovato il pomello, ma non il cardine. Ma questo c'è la luce accesa? Beh, sì. Ok. Abbiamo le luci. Tutta la luce. Allora. Questo mettiamo allora, qua. Abbiamo questo mettiamo di qua. Nuovo. Allora. Forse a terra c'è un cardine, vedi un po'? C'è un pomello a terra. Mi manca solo un cardine, mannaggia. Cardine, sì, sì. Vai. Uno solo? Sì, sì. Ok, arriva. E poi qualche asse che troverò qua, sicuramente. Se sta qua in terra, qua c'è il cardine, zio. Sì, mi manca un asse, mi sa. Aspetto. Allora. Ecco qua, trovate le assi. Allora, giustamente qui ce ne sono due, una la puoi blindare, hai ragione, di porta. Ah, ok. Sì, avevo capito male. Sì, no, nessun problema. Allora, qui fai, costruisci porta. Io avrei blindato quell'altra perché ha di legno, però vabbè. No, però questa ha la finestra, invece quella di legno sì, sì. È... di legno. Vabbè. Finestre sono tutte quante blindate, giusto? Però no, se faccio... Vabbè, ma posso, posso barricare anche questa? Abbiamo no. L'ingresso di là, abbiamo gli ingressi sotto. No, non lo so, Vabbè, qui c'è una finestra da chiudere, eh? No, l'hai chiusa. Già fatta, sì. Ok. Allora, qui... Adesso io direi che siamo... nel momento in cui fermiamo la puntata e cominciamo a creare la base, quindi quindi a questo punto credo che chiuderemo la puntata e vi faremo vedere come sarà venuta la base una volta completata. Comunque sia, già faccio vedere la mappa così spiego un po' la mia idea qual era. La mia idea, qui abbiamo la base, è chiudere tutto qua e chiudere tutto qua, quindi fare tutto questo quartiere, compresa anche questo magazzino con questa officina, e chiudere tutta questa parte qua e fare due ingressi, uno qui e uno più vicino alla base. Idem di qua per andare poi verso West Point. Sarà tipo una specie di dogana questa mappa. Chiudiamo come una porta, quindi sarà questa qui tutta la nostra base. E sarà un lavoro lungo, molto lungo, perché sì. Se dovessimo, nel frattempo io comunque continuerò a filmare e vi farò anche una puntata riassuntiva, un po' come le altre che abbiamo fatto. E detto questo, niente, ci vediamo quindi al prossimo gameplay. Ciao a tutti!